spesa amica. Scelgo bene ogni giorno. Bentrovati su Cilento TV per una nuova edizione del TG. In studio Mirko Cammarano, ecco le notizie in primo piano oggi sabato 22 giugno 2019, selezionate dalla redazione di Opera News. La campagna Maglia Nera per Mare Nostrum, con oltre 9 reati al giorno. Più di 9 reati al giorno, uno ogni 160 minuti, 7 infrazioni per ogni chilometro di costa. Un assalto alle coste campane, pari ad un totale di 3.483 infrazioni accertate nell'ultimo anno, maglia nera a livello nazionale. Numeri da brivido nel dossier Mare Nostrum 2018 di Legambiente, una fotografia dello stato del mare campano con le nostre coste colpite dagli scarichi inquinanti delle tante località che ancora non hanno una depurazione efficiente dal cemento illegale che non viene demolito, ma anche dai pescatori di frodo che fanno razzie e dai diportisti che sfrecciano su barche, motoscafi e moto d'acqua senza alcun rispetto per il codice della navigazione. Nel 2018 il mare campano ha subito un vero e proprio attacco frontale con 3.483 infrazioni, il 34% in più rispetto all'anno precedente. Aumento che si ripercuote anche sul dato delle persone arrestate o denunciate, 4.141, più 45,6% rispetto al 2017, e su quello dei beni sequestrati, 1.397, più 45,6%. In Campania, denuncia Legambiente, i reati più contestati sono quelli al ciclo dei rifiuti, inteso soprattutto come scarichi illegali e cattiva depurazione, sopra ogni altro, e legati al ciclo del cemento, abusivismo edilizio. I primi valgono il 45,6% del totale, i secondi il 40,7%. A seguire si piazza la pesca illegale con l'8,5% e le infrazioni legate alla nautica da diporto con il 5%. Anche per quanto riguarda le infrazioni legate al cosiddetto ciclo dei rifiuti, in particolare scarichi inquinanti e mala depurazione, la Campania non teme rivali. Sono 1.589 le infrazioni accertate, più 18% rispetto allo scorso anno e con un incremento del 20% per quanto riguarda le persone denunciate o arrestate, ben 1.703, mentre sono 887 il numero dei sequestri. L'edilizia senza regole è una piaga di cui il nostro paese stenta a liberarsi e che fa orribile mostra di sé lungo i litorali più belli. La politica clientelare cerca ancora di sanare le case abusive, si demolisce poco o nulla e si condanna all'isolamento e alla sconfitta elettorale i pochi sindaci che lo fanno. Il Parco e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco firmano accordo di programma alla lotta agli incendi boschivi. Vallo della Lucania, presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di Vallo della Lucania, è stata sottoscritta la convenzione tra l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la Direzione Regionale della Campania dei Vigili del Fuoco, che ha come obiettivo il potenziamento delle attività di antincendio boschivo nel territorio del parco. Il presidente del parco, Tommaso Pellegrino, e la neocomandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, Rosa Deliseo, hanno sottoscritto un importante accordo che prevede una serie di azioni di contrasto ai principi di incendio, di vegetazione e ai roghi di rifiuti all'interno del territorio del Parco Nazionale da realizzare mediante il potenziamento dei dispositivi in dotazione del Corpo dei Vigili del Fuoco e del personale a disposizione del Comando Provinciale. Le azioni previste dall'accordo appena sottoscritto si armonizzano perfettamente, si integrano con il piano della Regione Campania e con il piano AIB adottato dal parco e saranno poste in essere nel periodo maggiormente a rischio incendi, che va da luglio a settembre.
Il presidente Pellegrino, nell'esprimere la propria soddisfazione per firma dell'accordo, ha sottolineato come tale convenzione si inquadri nella strategia di lotta attiva che il parco ha nei confronti della tutela del territorio e della prevenzione del rischio incendi boschivi, ritenendo gli incendi una delle principali minacce per il patrimonio del parco. La dottoressa Deliseo si è detta affascinata dalla bellezza naturalistica dei luoghi del parco, che l'iniziativa e le future collaborazioni tra parco e Vigili del Fuoco, di cui da subito si è dichiarata disponibile a sottoscrivere come comandante provinciale, intendono tutelare e difendere un patrimonio di assoluto valore. Alla conferenza stampa era presente anche il direttore del parco, Romano Gregorio, che ha sottolineato l'impegno dell'ente nelle numerose attività di prevenzione. Camerota, lavori a Piazza Castello, parla il vice sindaco Francesco Calicchio. No, semplicemente per fare chiarezza su questa questione, sono mesi che sui social si è scritto un po' di tutto. Noi come amministrazione abbiamo dovuto mantenere il riserbo anche su richiesta della soprintendenza, ma oggi ho sentito la necessità di esternare il mio pensiero, diciamo, alla luce di quello che è avvenuto ieri. Ieri c'è stato un sopralluogo con l'inizio poi delle lavorazioni e durante il sopralluogo è stato, diciamo, verbalizzato dal direttore dei lavori, che fa anche il ruolo di RUP, e dall'archeologo alcune indicazioni, attività che saranno poste in essere nei giorni prossimi. Tra queste attività c'è il riempimento della zona antistante il castello, seppur in via provvisoria. Quindi ho ritenuto necessario chiarire ancora una volta, visto che, diciamo, l'avevo già fatto in sede di amministrazione, però questa mia posizione non era stata ancora esternalizzata e quindi resa nota a chi poi ci segue da casa, i cittadini che sono direttamente interessati, che per me quell'area, cioè nella zona antistante il castello, va valorizzata in quanto può essere e deve essere una risorsa per Camerota Paese. In più ci ho tenuto a precisare che va portato avanti, terminato, quel progetto che prevede un'area parcheggio un po' più sotto, in modo da andare a risolvere definitivamente il problema della sosta delle macchine sul capoluogo, sulla zona alta. Luoghi e atmosfera d'incanto a Sicignano degli Alburni per accogliere il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e i tanti ospiti di prestigio giunti non solo dalla provincia di Salerno ma da tutta Italia per il taglio del nastro della Senior House Life for Life, che vuole rappresentare un elisir di lunga vita per gli anziani ma anche una speranza di futuro per Sicignano degli Alburni. La struttura sociosanitaria dedicata al terzo tempo della vita va a colmare un vuoto tipico delle aree interne, ma rappresenta anche e soprattutto un modello di sviluppo locale da esportare in tutta Italia, che partendo dal welfare promette lavoro, occupazione e sviluppo economico e sociale. Quando si arriva in queste particolari tappe dell'esistenza, in queste stagioni della vita, più che accantonare, bisogna avere il coraggio anche di saper cogliere i frutti maturi di un'esperienza, di una saggezza, di una pratica di vita. Non dimentichiamo che questi anziani in qualche modo sono la reliquia vivente del tessuto sociale, degli enormi sforzi di natura anche lavorativa che hanno fatto. A loro deve essere riservato ogni rispetto.
è proprio nella genesi della cooperazione sociale. Nasciamo per creare sviluppo, offrire servizi, portiamo un modello di impresa di certo, ma contestualmente noi però è importante che diciamo, e a tutti anche gli amici che ci ascoltano, che le aree interne sono una risorsa. E noi abbiamo fatto questa grande scommessa qui a Sicignano degli Alburni perché siamo assolutamente convinti che dalle aree interne si può partire per modelli di sviluppo locale, partendo anche dal welfare. Io credo che possiamo costruire occasioni di sviluppo e di contrasto allo spopolamento di queste zone. Ho visto venendo qui già tante realtà, per esempio di agriturismo, di ristorazione. Mancava una struttura sociosanitaria. Se arricchiamo il territorio di queste strutture, qui davvero si può vivere in maniera splendida. Ovviamente Sicignano con questa struttura diventa un po' un centro di tutta quest'area, la zona. Era l'ultima notizia del TG di oggi. Vi ricordo che potete seguire l'informazione in tempo reale sul portale www.cilentotime.it. L'informazione su Cilento TV ritorna lunedì. Buon proseguimento con la nostra programmazione.